Il promontorio di Capo Taormina separa le due splendide baie di Taormina e di Giardini Naxos. Quest'ultima località conserva il nome della prima colonia greca della Sicilia, fondata dai Calcidesi nel 700 a.C., i cui resti sono stati in gran parte messi in luce negli ultimi due decenni. A poca distanza da Capo Taormina, in mare, già nel 1958, Franco Papò, allora giovane capitano d'aeronautica e provetto subacqueo, scoprì casualmente un relitto carico di colonne e di blocchi di pietra. Il fondo digrada con forte inclinazione da 21 a 28 metri di profondità, in corrispondenza della zona dove sono sparsi numerosi tronchi di colonne spezzati di differenti dimensioni. Alcuni di essi raggiungono la lunghezza di quasi 7 metri. Originariamente le colonne dovevano avere il fusto liscio, ma ormai presentano la superficie fortemente corrosa dalle concrezioni marine. La materia stessa della pietra, un'ardesia di marna con sacche di calcite, non ha opposto molta resistenza alla corrosione. La loro vera natura di manufatti lavorati dalla mano dell'uomo può facilmente sfuggire ad occhi non esperti dal momento che la fitta vegetazione le ricopre interamente. Il carico deve essersi sparso durante l'affondamento, quando la nave colava a picco, forse dopo aver urtato contro le rocce del promontorio. Potrebbe essersi ribaltata facendo spargere il carico su un'ampia superficie. Recentemente questo relitto è stato al centro di un acceso dibattito perché si è proposto il recupero dell'intero carico nell'infondata convinzione che si trattasse degli elementi architettonici di un tempio. In realtà non si tratta di un tempio. Le colonne erano probabilmente destinate alla costruzione di un portico di qualche edificio o di villa romana. Dato anche il pessimo stato di conservazione, la soluzione migliore resta quella di lasciare il carico al suo posto, dove non corre alcun rischio e costituisce una suggestiva e impareggiabile meta per escursioni subacquee. Sull'altro versante della Sicilia, nei pressi di Marsala, in prossimità del Lido Signorino, è in corso lo scavo da parte della Soprintendenza Archeologica della Sicilia Occidentale di un altro relitto di nave. I lavori sono momentaneamente sospesi poiché le forti mareggiate hanno interamente ricoperto di sabbia il relitto. Il suo interesse è costituito dal fatto che esso appartiene a un'imbarcazione commerciale di modeste dimensioni che nel XII secolo d.C. finì insabbiata in appena 2 metri d'acqua presso la spiaggia di Marsala. Il reperto può contribuire a comprendere meglio la storia dell'antico popolo di navigatori che ha occupato la Sicilia dall'800 al 1100 prima di venire sconfitto dai Normanni e che aveva fatto di Marsala un importantissimo centro di collegamento commerciale con il Nord Africa. La serie di fotografie scattate prima dell'insabbiamento da Alberto Romeo e Lucia Scordato, che hanno tra l'altro collaborato al primo intervento di recupero promosso dalla Soprintendenza Archeologica per la Sicilia Occidentale, lasciano intravedere abbastanza chiaramente i resti della chiglia. In alcuni tratti della fiancata sono addirittura visibili tracce di vernice color ocra e teste di chiodi di ferro. La nave, adagiata su un fianco, è lunga 18 metri e larga 4 metri e mezzo. La sua forma è molto simile a quella delle feluche, le piccole imbarcazioni a vela ancora oggi in uso presso le popolazioni arabe. Trasportava un carico di piccole anfore tipiche dell'età normanna, che si è supposto contenessero sostanze dolcificanti, se non addirittura zucchero, del quale in quel periodo è attestata l'importazione in Sicilia dai paesi arabi. A causa della scarsa profondità, lo scavo si presenta assai delicato. La sua conduzione richiede cure e attenzioni particolari, dal momento che dallo studio del relitto potrebbero scaturire utili indicazioni sulle tecniche costruttive impiegate nella cantieristica navale di questo periodo, della quale si conosce ancora assai poco. È
È sempre sui fondali sabbiosi di Marsala, di fronte all'Isola Lunga, che nel 1967 ebbe luogo una scoperta senza precedenti, di grandissima importanza per l'archeologia navale. Quella dei resti di una nave da guerra cartaginese della metà del III secolo a.C., il cui affondamento potrebbe essere collegato con uno degli episodi conclusivi della Prima Guerra Punica. Lo scavo del relitto, che una spessa coltre di sabbia aveva conservato in pochi metri d'acqua, venne affidato dalla soprintendenza della Sicilia occidentale alla già ampiamente comprovata esperienza di Miss Honor Frost. Alla sua tenacia anglosassone si devono non solo la conduzione dello scavo, ma anche il recupero e, quello che più conta, il lungo trattamento per consolidare i legni dello scafo, impregnandolo con una speciale cera sintetica, il polietilene glicol. A operazione conclusa, dopo anni di lavoro, le varie parti della nave furono perfettamente rimontate nel Baglio Anselmi di Marsala, ora adibito a museo. Durante il lavoro ebbe luogo una scoperta sorprendente. Si notarono sul legno della fiancata e della chiglia alcuni segni dell'alfabeto punico dipinti dal carpentiere nel corso della costruzione per guidare il montaggio dei vari pezzi. Con breve navigazione raggiungiamo Favignana, la più grande delle isole Egadi, non distante dai grandi edifici delle tonnare, ormai quasi del tutto in disuso. Si affaccia sul porto la palazzina dove ha sede il municipio di Favignana. Piccolo antiquarium conserva alcune delle memorie storiche dell'isola. Una statua femminile acefala e tutto intorno numerose anfore di varie epoche testimoniano, insieme ad alcuni ceppi d'ancora di piombo, degli intensi traffici commerciali marittimi che, soprattutto provenienti dal Nord Africa, transitavano per le isole Egadi. Sul versante settentrionale di Favignana si notano sulla riva i resti di strutture antiche costruite con blocchi di pietra squadrati. La presenza di una bitta di pietra indica che essi si riferiscono a un piccolo attracco. Nel tratto di mare circostante la peschiera furono rinvenute in passato alcune delle anfore conservate nell'antiquarium di Favignana. Provenivano probabilmente da un relitto di nave antica naufragata. La folta vegetazione di posidonie che ricopre il fondale lo ha forse nascosto agli occhi dei predatori clandestini. Potrebbe riferirsi ad esso un'anfora isolata, mossa forse dalle correnti, databile al III secolo a.C. Alla presenza di un altro relitto di nave assai più tarda si riferisce poi il rinvenimento sporadico di un vaso d'età medioevale che l'elegante lavorazione a traforo nella parte superiore fa attribuire ad origine magrebina. Come le Egadi, anche Ustica ha origine vulcanica. Essa in realtà rappresenta la sommità affiorante di una grande montagna sottomarina appartenente a un enorme complesso vulcanico, paragonabile a quello dell'Etna. Oltre all'indubbio interesse geologico, i fondali dell'isola nascondono numerose presenze archeologiche sottomarine. È in cerca di esse che ci dirigiamo dalla parte opposta dell'isola, dove i pescatori lamentano la presenza di pericolose afferrature sottomarine, nelle quali di frequente restano impigliate le reti.
Non è escluso, tuttavia, che nei dintorni possa esserci un relitto più antico, dal momento che sul fondo si incontrano frammenti di anfore rotte e persino un ceppo d'ancora di piombo di età romana. A breve distanza da esso, una pietra attraversata da un foro per legarvi una cima potrebbe essere forse riferita a un primordiale sistema di ancoraggio per piccole imbarcazioni usato in età più antica. Più oltre, tra le alghe, è il collo di un'anfora romana del primo secolo a.C. Poco più avanti è un piatto, o meglio una grande scodella, anch'essa riferibile all'età romana. Tutti indizi della straordinaria ricchezza di presenze archeologiche conservate nei fondali dell'isola. Lo dimostrano anche i reperti di provenienza sottomarina conservati all'interno di una torre borbonica, ora adibita a museo e affidata alla cura dell'attuale parroco dell'isola, padre Carmelo Seminara. Sono anfore di varie epoche e provenienze. La maggior parte di esse, come è logico aspettarsi, data la posizione geografica di Ustica, sono di tipo punico e di provenienza nordafricana. Alcune hanno l'imboccatura assai larga e ciò potrebbe indicare che il loro contenuto era costituito da pesce salato. Ve ne sono di varie forme, riferibili a un arco cronologico che va dall'età tardo-arcaica all'avanzata età imperiale romana. A completare il nostro periplo intorno alle coste della Sicilia non manca ormai che l'arcipelago delle Eolie. Lo raggiungiamo costeggiando l'isola di Vulcano, il cui aspetto è reso d'impareggiabile suggestione dalla continua attività vulcanica. È proprio da queste isole che l'ossidiana, per gran parte dell'età preistorica, veniva trasportata verso molte località della penisola italiana. Lo sfruttamento e l'esportazione di questo materiale, che veniva lavorato per trarne lame taglienti, si lega ai periodi più ricchi della storia dell'isola nel IV e nel III millennio a.C. In periodi successivi, con fasi alterne, si riscontrano scadimenti del livello economico e di vera e propria povertà, messa in relazione con la diminuita importanza dell'ossidiana in seguito al diffondersi del rame e quindi con il conseguente mutamento delle rotte di navigazione che non passavano più per le Eolie, ma si dirigevano direttamente verso le zone metallifere della Sardegna e della Spagna. Anche anticamente, come oggi, la sede principale degli insediamenti umani delle Eolie era Lipari, sul promontorio del castello. Questa posizione dominante e facilmente difendibile fu sede di abitanti preistorici, dal Neolitico all'età del ferro, per divenire poi l'acropoli della città greca e in seguito di quella romana. All'interno del castello è installato il Museo Archeologico Eoliano, il cui intelligente allestimento si articola in sezioni che rendono conto della topografia e delle principali fasi storiche dell'arcipelago. Una scena navale meravigliosamente dipinta sull'orlo di un vaso greco del VI secolo a.C. ci introduce alla sezione sottomarina del museo, appositamente dedicata alle scoperte archeologiche subacquee effettuate nelle Eolie. Tra gli altri rinvenimenti spiccano le numerose anfore recuperate da un relitto di nave naufragata verso il 300 a.C. alla secca di Capistello, presso la costa orientale di Lipari. Sono anfore del tipo cosiddetto greco-italico.
Molte di esse erano ancora chiuse da tappi di sughero e foderate all'interno dal rivestimento di pece resinosa, caratteristico delle anfore contenenti vino. Il nostro viaggio nel mare degli antichi termina con il relitto della secca di Capistello, che con la sua notevole profondità e con le vicende umane che ad esso si legano, rappresenta tutt'oggi il massimo limite tecnico raggiunto in uno scavo archeologico, oltre il quale non è attualmente ragionevole spingersi. D'altro canto, se si considera che la barriera fisica, fino a pochi anni fa ritenuta invalicabile, che impediva la permanenza umana sott'acqua, è stata superata appena da alcuni decenni, ci si renderà agevolmente conto di quanto sia stato rapido ed eccezionale il cammino fin qui compiuto. E date le premesse, tutto fa ritenere che assai presto anche gli attuali limiti tecnici saranno rimossi. In fondo, non va dimenticato che l'archeologia subacquea è una scienza giovanissima e può quindi permettersi di attendere ancora un poco.